Da te, Angelo, come inizia questo torneo? Raccontaci qualche aneddoto, un po' di cenni storici e raccontaci questa da 3 giorni calcistica di un torneo molto particolare. A te la presentazione. Sì, grazie Daniele. Questo torneo ha una storia di circa 20 anni, qualcosa in più e non qualcosa in meno. E ce lo siamo inventati come commercialisti proprio per poter aggregare più commercialisti a livello nazionale per creare delle sinergie e anche dei gruppi omogenei per poter affrontare, oltre che la professione, anche su un campo di calcio, quelle che sono le peculiarità di questa nostra attività. Quindi diciamo che siamo commercialisti di Toscania, però poi 2 volte a settimana ci alleniamo, poi ci sarà la partita praticamente di solito il mercoledì o il sabato, ci incontriamo sui campi di calcio e abbiamo messo in piedi insieme a altri colleghi che fanno parte del comitato organizzativo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, questo torneo che inizia a fine ottobre, fine novembre, diciamo, poi bisogna vedere anche le squadre che partecipano, e ha l'intento di aggregare più colleghi, come dicevo prima, di tutta la nazione, dalla Sicilia al nord. E come si sviluppa? Si sviluppa in diversi gruppi, sono 4-5 gruppi, bisogna vedere la partecipazione di tutti quanti gli ordini. Di solito quest'anno hanno partecipato circa 22 ordini professionali e alla fine di ogni girone le migliori 4 classificate accedono alle fasi successive, che si sviluppa con gli ottavi di finale, andata e ritorno, e successivamente i quarti di finale. Chi accede ai quarti di finale automaticamente partecipa o alla pool Scudetto o alla pool Coppa Italia, no, proprio in modo tale che da non condizionare anche l'avvenimento dei quarti. Prima i quarti si sviluppavano in una sola località, di solito andavamo a Roma, alla Borghesiana, dove c'era l'incontro di tutte le 8 squadre, le vincenti andavano a fare la pool Scudetto. Poi abbiamo deciso insieme agli altri colleghi di sviluppare questa formula proprio per aggregare e quindi poi trovare una location che ci potesse ospitare per fare le fasi finali. Di solito le fasi finali le facciamo o prima al nord, poi al centro e poi al sud. L'anno scorso siamo stati in Sicilia, quindi siamo stati ospitati dai colleghi siciliani, quest'anno abbiamo deciso di farlo al nord. Milano Marittima, Cervia Milano Marittima ci ha dato la possibilità di ospitarci, grazie al comune di Cervia che anche, ci ha dato anche la disponibilità e quindi c'ha anche l'affiliazione praticamente del comune per questa manifestazione, ci ha dato i campi dove poter praticamente sviluppare queste partite e ci ha messo a disposizione tramite il Touring Cervia di trovare anche le location per poter soggiornare. Speriamo che questa 3 giorni abbia, oltre il sole che abbiamo portato, perché so che fino alla settimana scorsa anche qui c'era nebbia e pioggia, ma porti anche praticamente le soddisfazioni dal punto di vista professionale, con anche un'esaltazione della nostra professione che in questo momento sta subendo anche delle criticità dalle norme e da tutto quello che praticamente quotidianamente noi dobbiamo affrontare. Quindi commercialisti non solo dietro la scrivania ma anche sul campo per divertirci e aggregare. Grazie. Alessandro, siamo qui nel comune di Cervia, come sta procedendo questo inizio di torneo? Abbiamo visto già sfide molto interessanti, già vincitori, già perdenti, direi a livello di organizzazione siete abbastanza, anzi molto soddisfatti. Sì, come al solito, allora, prima di tutto è un piacere tornare sempre a Cervia, a noi piace tornare in questa location perché è splendida, ci troviamo sempre bene, le persone sono amabili e gli impianti sportivi sono fantastici. Quest'anno, come sempre, abbiamo cominciato alla grande, il comitato organizzatore ha lavorato bene anche quest'anno, ci sono stati già i primi verdetti, sia nella Coppa Italia che in campionato, con la vittoria di Palermo su Napoli per quanto riguarda il campionato e di Trani su Vallo della Lucania per quanto riguarda la Coppa. Adesso siamo in attesa delle altre 2 semifinali, penso dovrebbe essersi conclusa la partita tra Benevento e Caserta, siamo in attesa di conoscere il risultato. Benevento è sicuramente una delle squadre più titolate del nostro campionato, ne ha vinti svariati tra campionato e Coppa Italia, ma si sa che a questi livelli la sorpresa è dietro l'angolo. Per quanto riguarda invece la seconda semifinale di campionato, una bella partita, molto equilibrata tra Bari e Catania, 2 squadre titolate. Catania ha vinto il campionato un paio di anni fa. Bari è alla ricerca del suo primo titolo, ma alla fine è sempre lì, è sempre tra le prime 4 del campionato.
Se mi racconti un po' la particolarità che avete fatto anche per le squadre che diciamo che non hanno ottenuto un ottimo piazzamento nei gironi, però siete riusciti comunque a coinvolgerle, a portarle qui a giocare la finalissima del trofeo, se non erro, dell'amicizia. Sì, è stata proprio una volontà precisa del comitato di far partecipare veramente tutti a queste fasi finali, quindi le squadre che non si sono qualificate al primo turno, quindi non hanno avuto la possibilità di giocare ottavi e quarti, si sono scontrate le quattro dei gironi in partite di andata e ritorno e le vincenti domani si scontreranno nel trofeo dell'amicizia. È un modo in più per aggregare e coinvolgere sempre più colleghi e soprattutto fidelizzare i relativi ordini alla partecipazione al torneo. Mister Arbitrio, una sconfitta amara, quella in virtù anche del gioco espresso quest'oggi dalla sua squadra. Forse è mancata quella cattiveria in più per quantomeno arrivare al pareggio. Sì, una sconfitta che ci lascia l'amaro in bocca, anche perché meritavamo qualche cosina in più. Non ci siamo espressi sui nostri livelli di gioco perché il campo non ci ha permesso di farlo, di conseguenza abbiamo pagato un pochettino sul piano tecnico, comunque non meritavamo la sconfitta. Adesso come si tocca l'umore dello spogliatoio e come si risolleva il morale dei propri ragazzi in virtù anche della finale del terzo e quarto posto? Sicuramente il morale non è dei migliori, comunque cercheremo di tirarli su cercando di fargli pensare che sabato c'è un'altra finale per il terzo e quarto posto. Alessandro, è stata quella di oggi una vittoria molto sofferta, ma alla fine abbiamo sentito tantissima gioia nello spogliatoio per aver centrato questa finalissima. Sì, siamo contentissimi, euforici. I ragazzi sono stati eroici oggi contro un gran Napoli che sapevamo fosse una grandissima squadra, lo temevamo e si è comportato da grande squadra. Noi abbiamo retto, siamo passati in vantaggio alla fine del primo tempo. C'è stato parecchio caldo per noi, per loro, una grande sofferenza, una grande partita, sono veramente contentissimo. Infatti, come dicevi poc'anzi, c'è stato un po' di sofferenza, più del previsto, forse non ne avevate più. Non avevamo più, c'era tanto caldo, avevamo pochi cambi, però non abbiamo sofferto, loro non hanno tirato tantissime volte in porta, abbiamo avuto più di occasione per fare il raddoppio, più di un'occasione per fare il raddoppio, non c'è stata, alla fine abbiamo sofferto, ma ci sta, le partite sofferte, le vittorie sofferte sono pure più bella alla fine perché si esulta e ci si emoziona molto di più e va bene così. Mister, allora è stata una partita molto tirata, mi dica la sua fine match. Ma è stata una partita molto tirata come giustamente ha detto lei, però è chiaro che alla fine loro non hanno mai tirato in porta. È chiaro che ci siamo un po' ingarbugliati dietro facendo delle situazioni un po' anomale, nel senso che loro buttavano la palla in avanti e noi invece la restituivamo. Però voglio dire, tutto sommato la vittoria c'è, potevamo fare di più e meglio, però alla fine è meglio così. E adesso si vola in finale, c'è la nota battaglia, però il sogno è quasi coronato. Ma andiamo in finale giustamente perché la squadra si allena da settembre facendo dei tornei interni e quindi è chiaro, questo è un regalo e un premio a questi ragazzi che sono loro poi peraltro gli attori principali di questo torneo, quindi noi siamo semplicemente delle serie complementari che compongono un po' una serie di situazioni, però alla fine gli attori sono loro, giustamente se la sono meritata questa finale, speriamo che vada in porto come d'altronde noi pensiamo di essere in grado di potercela fare.